Consulenza 2018, siamo con Mario Ambrosi, presidente di EFPA Italia. Il tema della certificazione, dottor Ambrosi, qui a Consulenza è sempre un tema, diciamo, di attualità. Ecco, nel 2018 ci sono stati importanti cambiamenti legislativi, c'è stato l'arrivo della MiFID 2. Quali sono un po' le sfide che per quest'anno si aprono per il mondo della certificazione e per un ente come il vostro? Sì, buongiorno. La certificazione credo che sia uno degli aspetti che più interpretano questa implementazione che deve avere nella competenza il consulente finanziario che eroga consulenza per effetto della MiFID 2. In realtà la MiFID 2 prevede anche un controllo della competenza e un'implementazione annuale di queste competenze, e il fatto di avere una certificazione comune già oggi a diversi paesi in Europa, oltre 11, e che è già oggi, e lo era già anche prima, più completa sotto tutti i vari tipi di conoscenze e competenze che il consulente deve esprimere per meglio soddisfare alle richieste di assistenza che deve dare al proprio cliente, è forse la migliore risposta che ci possiamo trovare proprio per quest'anno. In realtà tutto il mondo della consulenza finanziaria, che non è fatto solo da consulenti abilitati all'offerta fuori sede, ma è fatto anche da consulenti bancari piuttosto che consulenti indipendenti, ha già iniziato ad affrontare lo scorso anno questo aspetto, richiedendo al nostro ente una serie molto più grande di esami rispetto agli anni precedenti. Ricordiamoci che a luglio dello scorso anno EFPA Italia contava 5.000 consulenti certificati. Abbiamo chiuso il 2017 sfiorando i 6.000 certificati, e già le richieste che cominciamo ad avere e a ricevere nel corso di questa prima fase del 2018 ci fanno immaginare di incrementare ulteriormente il nostro numero di certificati in maniera ancora più rilevante rispetto a quello che abbiamo fatto nel secondo semestre dello scorso anno. Ecco, nel 2018 EFPA ha in programma il consueto meeting annuale che quest'anno si svolge a Riccione e una serie di eventi sul territorio. Come si articoleranno? Allora sì, quest'anno abbiamo voluto cercare di essere più presenti nel territorio, perché il nostro meeting, che ormai fa registrare numeri che ogni anno superano quelli precedenti, quindi ci dà molta soddisfazione, ci ha anche convinto che i nostri certificati hanno voglia di vedere EFPA anche in altre regioni d'Italia, in altre città d'Italia, e quindi abbiamo ideato un nuovo format che permette di avere una formazione e anche una verifica con alcune case di investimento su quello che proprio in quella giornata si è imparato, e quindi un format che noi chiamiamo EFPA Lab, assolutamente nuovo, che prevede per questa prima fase di primo anno di lancio 4 eventi sul territorio, 2 nel primo semestre e 2 nel secondo semestre. Abbiamo già visto un interesse molto rilevante su questi temi da parte dei nostri partner e dei nostri certificati, per cui appuntamento per i 5 eventi di quest'anno con EFPA. Grazie allora a Mario Ambrosi per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata.